C'è una celebre frase di Albert Einstein, cioè io non so, diceva Einstein, con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma sono sicuro che la quarta si farà usando bastoni e pietre. C'era una previsione quasi apocalittica di un mondo distrutto che torna all'età della pietra. Ed invero l'ONU, che nasce nel 1945, quindi all'indomani della seconda guerra mondiale, proprio ciò vuole evitare, cioè il ripetersi di una esperienza come quelle due guerre che, chiamati nel preambolo della carta istitutiva dell'ONU un flagello, hanno condotto l'umanità a indicibili sofferenze per ben due volte. E infatti il dato nuovo, l'innovazione profonda sul piano giuridico di questa organizzazione universale che comprende tutti gli stati del mondo, è quella di vietare non solo la guerra, che in passato era lecita, gli stati potevano ricorrere alla guerra per risolvere le proprie liti, per affermare i propri interessi, invece con la Carta dell'ONU la guerra diventa illecita e vietata, come è vietato qualunque uso, persino minaccia, della forza armata. Naturalmente, nel diritto in generale, ma nelle relazioni internazionali ancor più, non basta porre dei divieti, occorrono delle garanzie, delle sanzioni. Nel sistema dell'ONU viene individuato un organo, il Consiglio di sicurezza, al quale è demandata la responsabilità del mantenimento della pace. Quindi questo organo, formato da 15 stati, fra i quali 5 sono membri permanenti, sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Cina, la Francia e la Russia, ebbene, quest'organo ha il compito e il potere di intervenire con mezzi economici, commerciali, diplomatici o persino con misure di carattere militare qualora uno Stato commetta un atto di aggressione o comunque, ovvero, violi, la pace o minacci la pace internazionale. In un certo senso il Consiglio di sicurezza è la forza pubblica, la pubblica autorità alla quale, ecco, gli Stati possono ricorrere nel momento in cui uno Stato venga meno al divieto di, appunto, astenersi dalla forza. Nel sistema dell'ONU, peraltro, il perseguimento della pace avviene anche operando sulle cause delle tensioni internazionali. Nella Carta dell'ONU, infatti, l'organizzazione si propone anche di promuovere lo sviluppo economico e commerciale, di realizzare il principio di autodeterminazione dei popoli, di sviluppare la protezione internazionale dei diritti umani, e direi che su questi piani l'ONU ha conseguito dei risultati, alcuni veramente di alto valore. Il principio di autodeterminazione dei popoli è valso a, diciamo, a svolgere un'azione significativa sin dagli anni 60 del secolo scorso per la decolonizzazione che ha portato all'indipendenza vari popoli che erano soggetti a dominazioni coloniali, anche sul piano della cooperazione commerciale, anche se mi paiono ancora lontani, è vero, gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'ONU, però dei passi avanti certo ci sono sul piano dei diritti umani, materia nella quale gli stati in passato non erano tenuti a render conto a nessuno. In questa materia invece si sono creati non solo convenzioni e norme per la tutela dei diritti umani, ma anche delle garanzie, specie in organismi regionali, quindi non solo nell'ONU, penso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nella quale l'individuo può fare causa al proprio Stato davanti a un giudice internazionale, cose impensabili solo, è vero, qualche decennio fa. Ora, se c'è un punto che è però, ecco, è quello forse più critico e deludente dell'azione dell'ONU, è proprio il mantenimento della pace. Perché l'esperienza, ecco, ci presenta purtroppo una pluralità di casi drammatici, non solo di sporadiche violazioni della pace, ma di vere e proprie guerre, di aggressioni, motivate in vario modo, motivate come per esempio hanno fatto i paesi della NATO nel 99, nella guerra contro la Repubblica Federale di Jugoslavia, con l'intento di evitare o far cessare una grave crisi umanitaria nel Kosovo. Lo stesso argomento, respinto allora da vari paesi, la Russia, la Cina, gli
gran parte dei paesi del terzo mondo, e poi utilizzato proprio dalla Russia per il suo intervento militare contro l'Ucraina a difesa delle popolazioni del Donbass. Penso anche alla difesa preventiva. Ecco, la legittima difesa è anche nel diritto penale italiano, è una causa di non punibilità. Nessuno commette un reato se lo fa, tiene una certa condotta per difendere appunto un attacco a un proprio diritto. Anche nel diritto internazionale è consentito usare la forza nei confronti di un paese aggressore finché non intervenga il Consiglio di sicurezza. Però questo concetto si è molto dilatato. Anzitutto perché il Consiglio di sicurezza, come vedremo fra un attimo, purtroppo spesso impotente davanti alle crisi più gravi, per cui una risposta in legittima difesa rischia di trasformarsi in una guerra. Da un punto di vista giuridico, la guerra del Vietnam, che è così lacerante nel secolo scorso, è vero e stata giustificata come un intervento in legittima difesa degli Stati Uniti a difesa appunto del Vietnam del Sud. Si è addirittura teorizzato un concetto di difesa o persino guerra preventiva con la dottrina Bush del 2002. In base a questa dottrina sarebbe lecito l'uso della forza armata non per respingere un attacco armato, ma per prevenire il pericolo di un attacco armato con mezzi, appunto, armi di distruzione di massa. Anche nella crisi o nella guerra dell'Ucraina, la Russia ha fatto perno su questo concetto, affermando un proprio diritto di intervenire per difendersi preventivamente da minacce della NATO. Ecco, permettetemi di farvi notare che normalmente c'è una contrapposizione per la quale vengono usati gli stessi argomenti, ma solo a proprio vantaggio, nel senso cioè che la Russia che negava appunto la difesa preventiva, l'intervento umanitario, poi l'applica da parte dei paesi occidentali che lo hanno applicato, dico purtroppo anche l'Italia, per l'Italia è gravissimo perché non c'è solo una violazione della Carta dell'ONU, ma del precetto dell'articolo 11 della Costituzione, per la quale appunto l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di soluzione delle controversie. Ebbene, è vero, gli stessi paesi che di volta in volta hanno cercato di giustificarsi per l'intento umanitario o la guerra preventiva hanno poi accusato gli altri in un gioco delle parti, nel quale forse l'unica cosa che a mio parere si può dedurre è che queste non sono tesi giuridiche, sono argomenti politici usati ad usum Delfini per giustificare la propria condotta. Ma al di là delle purtroppo varie esperienze drammatiche del passato o del presente, perché l'ONU non funziona? Perché il Consiglio di sicurezza non riesce ad adempiere la sua funzione di gendarme internazionale? Direi anzitutto perché nel Consiglio di sicurezza è stata fissata la regola per la quale di norma ogni membro permanente, ognuno di questi, può impedire col suo voto contrario l'adozione di una risoluzione. Sicché in ogni crisi internazionale nelle quali si è coinvolta una grande potenza, e normalmente una grande potenza è coinvolta sempre, o in prima persona o in guerre per procura, il Consiglio di sicurezza rischia di essere paralizzato dal veto di un membro permanente, e spesso lo è. In secondo luogo, il Consiglio di sicurezza avrebbe dovuto avere a sua disposizione un esercito, navi militari, mezzi militari, diciamo strumenti logistici. Questi strumenti, questo apparato militare, doveva essere messo a disposizione del Consiglio di sicurezza in base agli accordi con gli Stati membri. Il Consiglio avrebbe potuto quindi in ogni momento, ad horas, intervenire militarmente se ce ne fossero state le esigenze. Se non che questi accordi non sono stati mai conclusi, il Consiglio di sicurezza non ha mai avuto a sua disposizione un esercito, mezzi militari, e quindi, pur nelle volte in cui ha trovato un proprio consenso, una propria
ecco, la maggioranza richiesta per decidere ha dovuto far ricorso a operazioni di peacekeeping, autorizzazioni a scacchi, organizzazioni, strumenti che non sempre funzionano nella maniera migliore e che talvolta possono anche dare luogo ad abusi da parte di scacchi intervenuti, penso al caso della Libia del 2011. Ora, cosa si può pensare di fare? Di modificare il sistema? Certo, si potrebbe pensare di farlo, ma sarebbe, io credo, solo un pio desiderio, perché una formale revisione della carta, delle regole, richiederebbe ancora una volta il consenso di tutti e cinque i membri permanenti. È improbabile quindi che questi possano mai rinunciare ai propri privilegi. Si può, credo, forse percorrere con maggiore realismo qualche altra strada, come quella, per esempio, di creare degli organi sussidiari che consentano, e qui non ci sarebbe bisogno di nessuna riforma della Carta dell'ONU, che consentano per esempio all'Assemblea Generale di avere quasi una seconda Camera, cioè un organo, sia pure consultivo, che rappresenti non i governi ma i parlamenti nazionali, quindi nelle loro articolazioni politiche. La società degli scacchi potrebbe, dei singoli scacchi potrebbe far sentire la sua voce, potrebbe anche essere approfondita la collaborazione con organizzazioni non governative, con altri attori internazionali che pure sono importanti, non sono statali, ma hanno, direi, un ruolo internazionale da svolgere. Si potrebbe anche, qui non ci sarebbe bisogno di cambiare nulla, valorizzare al massimo il ruolo del Consiglio di Sicurezza, non come gendarme, ma come, per così dire, conciliatore. Il Consiglio di Sicurezza può, alla luce della Carta, fare delle raccomandazioni, svolgere un'opera conciliativa fra le parti di una controversia, e lo può fare senza diritto di veto dello Stato coinvolto nella controversia. Non so, nella crisi dell'Ucraina la Russia non potrebbe votare. È chiaro che qui si deve puntare a una soluzione amichevole, accettata dalle parti, a un compromesso che può rappresentare a livello internazionale un risultato importante, direi quasi nobile, perché può consentire di tenere conto dei vari interessi in gioco, delle ragioni di tutto, e comunque può essere la via migliore per riportare l'ONU al suo compito principale, che è mantenere la pace, non promuovere guerre. Cosa può dirsi alla luce di queste osservazioni? Il diritto può salvare l'umanità, può fare qualcosa? Beh, da solo direi di no. Il diritto è uno strumento nelle mani degli scacchi, ma non solo degli scacchi intesi come governi, dell'opinione pubblica, dei parlamenti, che dovrebbero vigilare meglio sulla politica estera dei propri governi, vedere se è appropriato mandare armi o non mandarle, non, è vero, seguire pedissequamente le opinioni di un governo, il quale pedissequamente segue gli ordini di un altro governo. Ecco, insomma, una vita democratica a livello internazionale e a livello nazionale, quella sì, potrebbe, credo, ridare fiato, ridare autorevolezza anche all'ONU, e in questo senso il diritto nelle mani di persone, di governi, di scacchisti in buona fede, direi di costruttori di pace, ecco, potrebbe allora veramente il diritto, credo, salvare l'umanità.